Il Santo e i Cipressi, possiamo dire, il tema di questa giornata al Vittoriale. Il presidente Bruno Giordano Guerri ci ha abituato a regalarci ogni tanto qualche momento particolare, ma non è solo per quanto riguarda i Cipressi, il Santo, voi avete anche acquisito via la donazione di alcuni dipinti, insomma, grande giornata oggi. Grande giornata perché appunto non solo opere d'arte ma anche documenti, notizie che io comunicherò fra poco e soprattutto un ottimo sviluppo per il Vittoriale che ha sempre più visitatori e questo mi rallegra anche perché porta ricchezza a tutta l'area del Garda. E sono molto soddisfatto del lavoro fatto in questi 2 anni, quasi mezzo. Le notizie che darà fra poco ce le può anticipare, visto che noi poi andremo in onda dopo che lei le ha dette? Si tratta appunto del momento vistoso dei visitatori e di nuove iniziative che si inseguiranno durante tutto il corso dell'anno. Il 6 maggio avremo un convegno e annunceremo un singolare accordo con il RIS dei Carabinieri fatto dal Vittoriale per lo studio di documenti e in estate avremo una donazione importantissima che permetterà di aprire 2 nuove sale di museo. Il Vittoriale è stato privato finalmente. Il Vittoriale da ieri ha il nuovo statuto approvato definitivamente che lo privatizza, il che non significa che potrà diventare un campeggio o un albergo di lusso, ma che 3 membri su 11 potranno essere delle fondazioni private che porteranno idee, energia e magari un po' di contributo economico per i tanti piani che abbiamo. Ovviamente il Santo San Sebastiano, i Cipressi, questo parco quanti ne ha? Il parco ha 781 cipressi, con i 20 ripiantati sono tornati il numero che aveva d'annunzio. Il San Sebastiano è un capolavoro assoluto di un maestro della scultura che ci ha donato, di grande valore estetico, artistico ma anche economico, e vale da solo una visita al Vittoriale.